Oggi la Chiesa celebra una beata, la beata Maria di Gesù, la fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù. Una figura straordinaria, una martire, sposa del cuore di Cristo, che vale veramente raccontare, anche perché a parlare di lei è tornato Padre Antonio Cocolicchio, domenicano, che noi ringraziamo. Padre Antonio, devo dire che avvicinarsi a questa figura fa scoprire un mondo molto vicino, molto più simile al nostro per quello che riguarda i tempi. Eppure ci muoviamo in Europa, un'Europa molto secolarizzata, quella della fine del XIX secolo. Questo è l'arco di tempo di cui noi ci interessiamo. Chi è Marie de Louis Martigny? Una francese di Marsiglia, vissuta tra il 1841 e 1884. Proprio oggi è la memoria liturgica, perché fu assassinata il 27 di febbraio 1884, quindi 43enne più o meno, dal giardiniere del monastero che lei aveva assunto pochi mesi prima per un atto di carità. Un'amica della madre glielo presentò, era un orfano, ma questo era anarchico, non si sa se aveva già progettato il tutto, anche perché dopo l'assassinio, fu anche lui assassinato poi diciamo dalla polizia in quella circostanza, fu scritta una lettera da parte sua a un giornale anarchico dove un po' mette fuori tutte queste idee che aveva in un certo senso voleva ammazzare questa suora che tanto stava facendo e soprattutto era diventata una calamita per le giovani dell'epoca, e adesso scopriremo perché. Beata Maria di Gesù. Padre Antonio, in tempi in cui i tabernacoli erano vuoti, in tempi in cui le chiese venivano requisite, sequestrate, in cui, diciamoci la verità, si rischiava la pelle a farsi anche un segno di croce per la strada, questa donna che aveva rinunciato a un matrimonio, che poteva avere una vita ben diversa, decide di andare per la sua strada, di accompagnare in un certo senso i battiti del cuore di Gesù. Dove risiede la spiritualità della Beata? In una frase di San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, bisogna che egli regni, proprio con determinazione, di fronte a un mondo che rifiuta Cristo, lo vuole buttare fuori, letteralmente, dalla società, in tutti i sensi, in tutti i modi, bisogna che egli regni. Quindi noi con forza, diceva lei, dobbiamo controbilanciare tutto questo. E quindi chiama a raccolta, per così dire, un drappello di anime, ma anime generose. Qui si tratta di amore puro, di amore vero, di amore votato al sacrificio, che si contrappongano a questa, diciamo così, messo in atto di buttare fuori Cristo dal cuore degli uomini, ma anche dalla società, certo, attraverso i segni visibili, attraverso quella regalità che gli compete, che è sua. Lui è il re, quindi lei anche negli ostensori, le suore figlie del cuore di Gesù hanno la corona, ecco, proprio per indicare la regalità, e anche quando fanno l'adorazione, nei gesti, ecco, mettono in evidenza questo rapporto, diciamo, con la maestà divina, quindi anche nel rapportarsi, nell'inginocchiarsi, nel prostrarsi, ecco, nel dare la benedizione eucaristica, tutto deve far risaltare la regalità di Cristo. E tutto questo speriamo di poterlo vedere, perché abbiamo Antonella, no? Sant'Antonella, l'avete visto nel primo collegamento, è andata nella casa generalizia delle figlie del cuore di Gesù, che è proprio a Roma, da Roma da poco tempo il corpo della Beata, speriamo di poterlo scoprire. Antonella, a te, è un convento di clausura, attenzione. Vediamo se è pronta. Sì, Lucia, siamo pronti per farvi scoprire la figura di Suor Beata Maria di Gesù, e lo facciamo anche attraverso i suoi scritti. Io mi sono segnata un pezzo perché da qui si capisce gran parte della sua vocazione. Il più grande dolore di Nostro Signore fu l'inutilità delle sofferenze e del suo sangue per i peccatori ostinati e anche per noi. Noi stiamo varcando adesso la porta della clausura proprio per farvi scoprire qual è la vocazione dell'ordine che lei ha fondato, e lo facciamo attraverso le parole di Suor Claude. Guardate.
sono adorazione, ringraziamento di grazie, supplicazione e riparazione. Ci uniciamo alla preghiera di Gesù che nel Santissimo adora il Padre, ringrazia il Padre, supplica per tutta l'umanità e Lui è il riparatore per eccellenza. La sua vita è stata data in riparazione per i nostri peccati. Preghiamo soprattutto per i sacerdoti e i consacrati in unione con la Madonna. Tante preghiere per tante sofferenze nelle famiglie, la salute, la pace, tutti i bisogni del mondo quasi arrivano qua. Sono delle lettere del mondo intero, la gente che cercano, suori che pregano per dare le intenzioni. Gesù ha fatto sgorgare insieme dal suo cuore questi due doni, l'Eucaristia e il sacerdozio. È proprio questo il senso di quello che Suor Claude ci ha detto. Ci rivediamo tra poco per farvi conoscere il momento esatto di quando è stata svelata al mondo il corpo della Beata Maria ed è stato trovato incorrotto con una delle suore che era lì. Ci rivediamo tra poco, Lucia. Grazie Antonella Ventre, grazie a Serena Cirillo che ha curato la regia di questo collegamento. Padre Antonio, adorazione, ringraziamento, me lo sono segnato, supplica e riparazione. Quattro momenti che ci fanno capire che la scelta della vita delle figlie del cuore di Gesù è una scelta essenzialmente contemplativa, ore e ore in preghiera, perché questo Dio Re, questa regalità di Dio possa anche essere riconosciuta. Ho solo un dubbio. Quando si parla di regalità di Cristo, c'è il rischio di immaginare un Dio molto lontano dalla vita, sta sul suo trono, distante dalla vita di ogni giorno. Ed invece? No, la regalità in questo senso non è da intendersi così, chiaramente. Anche noi partecipiamo della regalità di Cristo, essere re nel senso di governare noi stessi. Essere re vuol dire appunto avere la forza di imporsi alle forze del male, diciamo così, avere l'autonomia e gestire se stessi. In questo senso dobbiamo intendere la regalità, e comunque la regalità è da intendersi come servizio. Il re è colui che serve, quindi Gesù è un re d'amore, quindi è un re misericordioso, non è un re che si impone con la forza, non è un re, diciamo così, che ci schiaccia, tutt'altro, diciamo. Padre Antonio, quali erano le minacce che la Beata aveva identificato nel mondo in cui viveva? Perché comprende che è arrivato o che era arrivato il momento di pregare incessantemente? Perché questi tabernacoli si riempissero di nuovo? Ma lei aveva notato appunto lo stato di abbandono di Gesù nell'Eucaristia e aveva compreso che l'unico modo era mettere al centro l'adorazione eucaristica, al centro della vita religiosa, delle figlie del cuore di Gesù, anche la scelta del nome figlie, perché dice i figli sono gli eredi, quindi certo. Eredi dell'amore di Dio attraverso il cuore di Cristo, quindi il centro diventa il cuore, e il cuore eucaristico, la presenza di Gesù nell'Eucaristia. Quindi portare all'Eucaristia, portare all'adorazione eucaristica, poteva contrastare questo abbandono proprio per la nostra ingratitudine, indifferenza alla quale siamo portati come natura umana di fronte al all'amore di Dio che si manifesta attraverso l'Eucaristia, che è il documento del suo amore. Com'è possibile che un re così importante, nostro Signore, nostro Padre, nostro sposo, nostro amico, tutto possiamo dire, sia lasciato nella totale indifferenza, nella solitudine per ore e ore? Quindi, soprattutto anime generose per questo, ma poi, sensibilizzare tutto il popolo di Dio in questo senso. E direi che in qualche modo ci siamo riusciti, perché l'adorazione eucaristica si è sempre più diffusa, vero, anche nelle parrocchie, vero, quindi non soltanto nei monasteri. E possiamo dire che sta anche ritornando. Tantissime sono le chiese che tengono aperte, spalancate le porte durante la notte, anche durante, insomma, per favorire l'arrivo anche di persone durante il giorno lavorano, perché non ci sia solitudine
in quel tabernacolo. Vogliamo tornare per un momento nella casa generalizia, che io vi invito ad andare a visitare. Avete visto una bellezza sconvolgente, ma non è da tantissimo tempo che il corpo della Beata riposa nella casa voluta a Roma. Antonella, sei pronta? Hai promesso di raccontarci un episodio importante. Vediamo se è pronta. Sì, Lucia, siamo pronti a rivivere insieme il momento in cui la Beata Maria è stata trovata come incorrotta, e lo facciamo con una delle suore che era presente lì e ci ha detto addirittura: sono stata io a poter fare le pantofole che lei indossa. Guardate questa testimonianza davvero unica di Suor Anna Maria. Era una santa dalla nascita, ma viva. Quando l'hanno trasportato in Belgio, sono stata a Marsiglia, alla tomba, ma lei era già in Belgio. L'hanno portato incognito al momento della causa, che la beatificazione, hanno potuto uscirla di questo nascondimento. In un corridoio sottoterra me l'hanno messo, hanno fatto una cripta con un piccolo altare e l'hanno messo davanti l'altare. Sono stata lì, l'ho toccato, sono stata lì, ho sollevato la madre, nera, lei era tutta nera. E ho fatto per le piedi le pantofole, perché hanno comprato scarpe, ma non andava per una morta. E ho potuto fare queste pantofole che lei porta adesso. E l'ho avuto in braccia, sulle mani, ma sono stata, non so, meravigliata che lei era intatta. Era meraviglioso per me per tutta la vita. Da qui noi ci salutiamo, lo vedete, alle mie spalle c'è l'adorazione perpetua, proprio per non venire meno al ricordo e alla preghiera verso il Cristo, che è proprio questo il fondamento di quest'ordine. Da qui è tutto, Lucia, a te la linea. Grazie, grazie Antonella, grazie a Serena Cirillo anche di non aver violato la sacralità di questo luogo, e grazie per questa testimonianza che racconta tutta la tenerezza della madre, per l'aver potuto abbracciare questo corpo che tanto evidentemente ha dato e ha fatto in tempi durissimi, perché poi la sua avventura spirituale si muove, dalla Francia passa in Belgio, padre Antonio, però qualcuno cominciava a dare fastidio per quei tempi che di senza Dio, in un certo senso. Quella suora stava smuovendo troppi cuori, troppe anime riusciva a portare attorno a quel tabernacolo. Sì, lei ha anche fatto proprio i nomi in una lettera lunga alle sue figlie, dice chiaramente che proprio fa il nome della massoneria, di sette segreti. I mali li identifica, proprio, li chiama nome e cognome. Ecco. Sì. E quindi dice chiaramente che c'è tutta una macchinazione proprio Attenzione. Per togliere Cristo dal cuore degli uomini e dalla società. Ecco, quindi l'onda viene da lontano, quindi laicismo, secolarizzazione, insomma tutto questo. E la fondazione di quest'ordine è proprio per controbilanciare, appunto riparare, ecco, lo spirito della riparazione. Ecco, se 100 fanno così, non ci mettiamo anche noi, facciamo in modo che 100 meno. Antonio, questa è anche la modernità che abbiamo preannunciato. Aveva fatto un'analisi lucidissima dei tempi che viveva, aveva capito che la risposta ovviamente era Cristo, ma per questo bisognava pregare perché mandasse anche operai santi nella sua messa,
e quindi per i sacerdoti sempre più santi. Identifica come le braccia della Chiesa i sacerdoti, ecco. Proprio perché il Cristo viene offerto al Padre per il ministero dei sacerdoti e noi, ecco, dobbiamo unirci, noi nel senso come popolo di Dio, nell'Eucaristia al sacerdote che offre il Cristo al Padre e offrirci a nostra volta insieme con Lui. Quindi vivere proprio l'Eucaristia. E diventa... chissà che quel cuore che lei ha trovato non sia quel cuore che può battere davvero per ciascuno di noi. E troverai un cuore, è un docufilm che andrà in onda proprio oggi alle 11.05 e poi in seconda, anzi quasi in terza serata alle 23.05, che noi vi vorremmo presentare, soltanto un assaggio, eppure sappiate che quei battiti della madre arrivano fin qui. Guardate. Nel monastero della Visitazione, così importante per la nostra Maria, frutto dell'opera di San Francesco di Sales, la voce degli angeli diventa la voce di Gesù. Per 17 anni Gesù appare all'umile suora, conosciuta col nome di Margherita. A metà 600 arriva qui la figura straordinaria di Margherita Maria Alacoque, una mistica che ha un'intuizione davvero semplice, come tutte le idee davvero geniali. Il cuore di Gesù deve essere oggetto di culto particolare. È Gesù stesso che glielo dice. Maria arriva qui da ragazza in pellegrinaggio da Marsiglia e subisce l'impatto di questo incontro straordinario col cuore divino. Ed è già l'intuizione di quanto Maria affida in una poesia di ragazza al suo diario. Oh, scoperta sublime, troverai un cuore, ed è il cuore di Dio. Alla preghiera ho avuto un sentimento interiore e una luce sul nuovo istituto. Esse si chiameranno le figlie del cuore di Gesù, perché sono destinate a raccogliere direttamente l'eredità speciale del cuore di Gesù. È appunto ai suoi figli e alle sue figlie che un padre lega i suoi tesori. Il futuro istituto dovrà avere la forma del Carmelo, il soave spirito di San Francesco di Sales e la regola di Sant'Ignazio di Loyola. Troverai un cuore, il racconto di un'anima perduta in Dio, a firmarlo Luigi Boneschi e Alberto Di Giglio, che ringraziamo per essere venuto. Alberto, tu hai toccato assieme a Luigi tutti anche i luoghi che hanno visto la vita spirituale e anche fisica della madre. Sono luoghi incantevoli, tra l'altro, perché là dove c'è Dio, in un modo o in un altro, la bellezza entra. Che cosa volete raccontare più di ogni cosa nel vostro docufilm? Tra l'altro, per raccontare, in qualche modo ci siamo affidati a quanto c'era, a quanto ci è stato consegnato appunto attraverso il suo diario, la sua storia, il suo percorso, la sua vita sin dall'infanzia, e abbiamo ripercorso appunto lei da bambina, 7 anni, poi quindi abbiamo visto adesso la bravissima Cristina Odasso che interpreta la prima parte, ovvero il momento in cui lei ancora laica, a 31 anni, ha questa ispirazione, e poi diciamo subito dopo ci sarà, prenderà appunto l'abito e diventerà figlia del cuore di Gesù. Siamo andati appunto nei luoghi della Francia, che sono appunto, abbiamo visto adesso qui, la Serviano, proprio dove lei aveva diciamo iniziato il suo cammino, il suo percorso, e poi diciamo Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial ed Ars, diciamo, questi sono i luoghi dove lei è stata, dove lei si è formata, dove lei ha capito che cosa gli chiedeva Gesù. Alberto, che donna raccontate? Te lo chiedo perché, dal punto di vista laicamente parlando, cosa ti ha colpito? Ma intanto una donna che è di una dolcezza straordinaria, di un affidamento totale, ma anche di una straordinaria, potrei dire, usare un'espressione, virilità. C'è proprio una forza interiore che sinceramente ci ha spiazzati, e siamo stati veramente molto in difficoltà per cercare di dover restituire diciamo a coloro che poi vedranno questo docufilm questa mattina e stasera qui a TV 2000, che ringrazio di averci dedicato questo spazio. Ma siamo noi che diciamo grazie a voi. Perché c'è bisogno, diciamo così, di avere il coraggio di far dire a queste figure che cosa vogliono dire, cosa hanno detto, come lo vogliono dire. E oggi si tende, per la maggior parte dei casi,
diciamo, in qualche modo un po' a velare. Sì, sì, no, dobbiamo essere tolleranti, ecco, verso tutto, ecco, anche verso... Mentre invece potremmo dire che in un certo qual modo è un racconto politicamente scorretto, è vero. Che non avveli. Però con un rischio, un grande rischio, qualcuno l'ha chiamato un nobile azzardo. Qual è questo nobile azzardo? È che un conto è entrare dietro la grata, nella clausura, e raccontare, come abbiamo fatto nel film Il Grande Silenzio o altri film che noi conosciamo bene. Un conto è dare voce, volto e parola a quella fondatrice. Ci vuole anche coraggio, Alberto, e lo dico a te e a Luigi, anche ad aver immaginato un racconto come questo, attenzione. No. Padre Antonio, molto interessante quello che sta dicendo Alberto, ma ti chiedo una cosa. Qualcuno potrebbe dire, che è cambiato? A cosa è servito il sacrificio di una donna come la Beata Maria di Gesù? Lei ci ha rimesso la vita, spargimento di sangue, è una martire, è stata riconosciuta in odio alla fede la sua morte. E allora la sua eredità qual è? Veramente il primo è Cristo, no? Ecco, allora che cosa è cambiato? Anche Cristo ha offerto la vita, anzi la offre continuamente proprio nell'Eucaristia, come lei ha ben sottolineato. Ecco, penso che l'eredità della Beata Maria di Gesù sia quella di diffondere sempre di più questo contatto con l'Eucaristia in modo che Cristo possa regnare. Certo, non vediamo dei risultati eclatanti, che continuano le chiese a svuotarsi, continuano l'abbandono dei tabernacoli, continua la società a secolarizzarsi, però noi possiamo fare qualche cosa senza farci prendere dall'ansia, diciamo così, di un mare che ci travolge, ma andare controcorrente. Lei diceva con determinazione, noi dobbiamo dire bisogna che egli regni. Ecco, quindi. E controcorrente. Sicuramente è la fatica di Luigi Boneschi e di Alberto Di Giglio. Troverai un cuore un paio di minuti dopo le 11 e dopo le 23. Guardatelo, perché è passione pura. Io dico grazie ad Alberto Di Giglio. Grazie a voi. Grazie a padre Antonio Coppolicchio. State con noi dopo la pubblicità, perché a grande richiesta, devo dire, ce l'avete chiesto e noi vi obbediamo come al solito. E insomma c'è un grande ritorno, ma state con noi dopo la pubblicità, così vi tengo appesi fino a un filo. Grazie.